Allora, in Kenya noi cooperiamo direttamente con un'organizzazione di volontariato locale che si chiama VAC, è un'organizzazione, in realtà è un'organizzazione nata da un gruppo di giovani volontari kenioti, che hanno. Consideravano, hanno cominciato a fare volontariato durante i loro studi universitari, hanno cominciato a lavorare come volontari insieme a volontari stranieri, principalmente ragazzi provenienti dalla Germania, dagli Stati Uniti, dall'Australia, moltissimi australiani, e insieme hanno pensato, dopo una serie di esperienze di volontariato, che creare un'organizzazione che potesse effettivamente accogliere, quindi ricevere, volontari sia kenioti che ovviamente volontari stranieri potesse essere molto importante per processi di empowerment delle comunità, delle loro comunità locali e in particolar modo degli slum che sono presenti attorno alla capitale, quindi intorno alla città di Nairobi. Sono moltissimi gli slum, come avrete modo anche di leggere dal testo del progetto stesso. Nello specifico, VAC lavora in una zona che si chiama Buruburu e lavora con delle organizzazioni comunitarie di base, quindi si tratta di organizzazioni keniote delle comunità, quindi le comunità stesse si organizzano in organizzazioni non formali nella maggior parte dei casi, che offrono attività e servizi diciamo, a diversi target della comunità stessa. Nello specifico, per quanto riguarda il progetto che noi presentiamo per il Kenya, si tratta di, in realtà di progetti di attività che hanno come beneficiario specifico i bambini di strada, i bambini in strada e i bambini di strada, quindi entrambi i gruppi. Quello che viene fatto dai volontari, che attualmente sono anche in servizio attualmente, adesso, quest'anno, sono attività principalmente di supporto alla scuola comunitaria, per cui loro supportano i professori che lavorano all'interno della scuola comunitaria. Quindi con lezioni di inglese, matematica, tutto quello che è educazione civica o studi sociali, e poi non solo. Attualmente i ragazzi stanno cercando di sviluppare dei programmi legati allo sport. Abbiamo una volontaria che sta cercando di addirittura sviluppare un ramo di attività più legate al genere. Per cui diciamo che abbiamo una struttura di base all'interno della quale i ragazzi vanno a svolgere, i volontari vanno a svolgere delle attività principalmente di supporto educativo. Ma all'interno di questa struttura poi i volontari hanno la possibilità in realtà di esprimere, io credo appieno, questo viene fatto anche in Mozambico, le loro competenze. Per cui abbiamo per esempio una volontaria che fa uno sport agonistico e per lei era importante per esempio sviluppare il ramo sportivo, quindi sta cercando di sviluppare questo, incontrando difficoltà anche di tipo culturale legate semplicemente all'abbigliamento. Però anche questa è una sfida importante, questo significa fare servizio civile. Un'altra, diciamo, un aspetto che secondo me è molto importante è che in Kenya l'organizzazione VAC generalmente inserisce i volontari all'interno delle famiglie che sono presenti nella comunità. Allora, quest'anno abbiamo avuto alcune difficoltà, quindi ve lo dico, i volontari si sono rifiutati di entrare, diciamo di inserirsi nelle famiglie perché hanno timore che le famiglie possano in certo qual modo imporre delle regole, dei rientri, diciamo degli orari di rientro e quant'altro. Per cui abbiamo cercato di andare incontro alle loro necessità e da quest'anno quindi i ragazzi hanno un appartamento all'interno della zona di Buruburu in cui risiedere. Si tratta di un appartamento ben fornito, sicuro, vicino alla sede di VAC, all'ufficio, diciamo, di VAC. Per cui questo è un po' per anche inquadrare la logistica, che è sempre un aspetto molto, molto importante. Una parte delle attività quindi viene svolta direttamente sul campo, nelle OSB, nelle organizzazioni comunitarie di base, una parte di attività invece riguardano la stessa organizzazione, quindi si tratta di alcune giornate realizzate all'interno degli uffici di VAC in cui si lavora in realtà nella parte più o nella parte progettuale, quindi si aiuta l'organizzazione nella scrittura di progetti, anche nello sviluppare dei piccoli percorsi di raccolta fondi. Ancora, diciamo, quest'anno non siamo riusciti a fare molto, ma diciamo che il nostro obiettivo è questo,
è cercare di rendere sempre più indipendente l'organizzazione con cui il partner locale con cui noi lavoriamo, quindi nello specifico VAC, anche grazie al supporto e all'aiuto dei volontari di servizio civile che vengono. Direi che ho detto tutto. Grazie Valentina. Allora, volevo solo approfittare che tra le iscrizioni c'erano domande sul Kenya, sul progetto che hai appena presentato, quindi magari se puoi specificare lingua di lavoro, Inglese. inglese, ok, la modalità di fruizione del vitto e dell'alloggio. Allora, noi operiamo direttamente con il partner locale, quindi noi inviamo una quota di copertura di vitto per la gestione del vitto e alloggio direttamente al partner locale, ed è il partner locale che poi si occupa della gestione, per cui si occupa appunto dell'affitto, di pagare l'affitto e tutte le spese, le utenze dell'appartamento, e in più dà una quota mensile. E della stessa cosa che viene fatta poi in Mozambico, una quota mensile a volontario per la gestione dell'alimentazione, materiali di igiene e quant'altro. Ovviamente la quota viene però stipulata anche tenendo conto di quelli che sono i costi di vita in Kenya e non solo, anche dei salari minimi che vengono percepiti dalla popolazione. Perfetto, perfetto. Grazie, grazie Valentina. E allora in chat non c'è almeno al momento altre domande, non ci sono altre domande per il progetto che hai presentato, quindi io passerei la parola a Cecilia Del Modavi per la presentazione dei progetti in capo a loro. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per partecipare a questo webinar. Allora, io sono Cecilia, mi occupo dei progetti di servizio civile sia in Italia che all'estero per il Modavi Onlus, che è un'associazione di promozione sociale attiva da 25 anni. In particolare per quanto riguarda il 2022, quindi abbiamo presentato quattro progetti. Uno in Portogallo, uno in Gran Bretagna, uno in Argentina, e infine, uno in Libano. Ora, immagino che tutti voi abbiate letto comunque le schede, diciamo, riassuntive del progetto, quindi quanti volontari impiegati, gli obiettivi, le finalità e quant'altro. Quindi io mi soffermerei più su degli aspetti tecnici e magari raccon vorrei raccontarvi anche un pochino l'esperienza che stanno facendo i nostri ragazzi in questi mesi. Partirei innanzitutto con il progetto dell'Argentina, che è un progetto che portiamo avanti ormai da molto molto tempo. Collaboriamo in particolare con un'associazione italiana lì a Bahia Blanca e i nostri volontari si occupano di avere un rapporto fondamentalmente con dei bambini. Con i bambini che vivono in particolare una situazione molto, molto delicata. E quindi che cosa succede? Il Modavi cerca di aiutare questi bambini, soprattutto tramite un supporto da un punto di vista pratico. Quindi c'è questo supporto all'artigianato, quindi in qualche modo anche insegnare a questi bambini delle abilità. Che potranno poi sfruttare anche per il loro futuro. Per quanto riguarda il Portogallo, quindi mi sposto direttamente in Europa, parlandovi quindi di Portogallo e Gran Bretagna, la situazione ovviamente abbiamo un background diverso per ovvie motivazioni. E dal punto di vista del Portogallo, i ragazzi, in particolare quest'anno, soggiornano in una casa, in un appartamento che abbiamo, ovviamente che il Modavi, di cui il Modavi copre le spese, così come, il vitto. Quindi in generale vitto e alloggio sono garantiti dal Modavi e, diciamo
diciamo, questo è abbastanza chiaro. Nel Portogallo in particolare il progetto mira ad aiutare i ragazzi come voi, come gli stessi volontari, che però magari si trovano in difficoltà da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista anche semplicemente di come far conoscere a un possibile anche datore di lavoro le proprie abilità. Quindi i ragazzi cercheranno sostanzialmente di supportare, di aiutare anche tramite workshop, anche tramite corsi, la gioventù portoghese che in questo momento sta soprattutto vivendo un momento economico e non solo di crisi. Per quanto riguarda invece la Gran Bretagna, anche lì vitto alloggio offerto dal Modavi in un appartamento, per cui anche in questo senso i volontari godono di una certa autonomia, ma anche questo il Modavi ha deciso di in qualche modo di affittare degli appartamenti anche per dare un senso di responsabilità agli stessi volontari, che magari possono anche trovarsi in una prima situazione di vivere da soli. Quindi anche questo è un passo importante per un giovane che in qualche modo si trova non solo in un ambiente estero, quindi lontano dalla sua quotidianità, dalla sua routine, ma deve anche imparare a gestire il proprio tempo e soprattutto a convivere con gli altri volontari. In Gran Bretagna in particolare si mira a entrare in quella società multiculturale sempre più sempre più diversa in qualche modo che Londra in particolare propone, e quindi venire a contatto con tutte quelle società, con tutte quelle culture che inevitabilmente coesistono, e trarre da queste un insegnamento, ma allo stesso tempo far sì che i volontari possano in qualche modo dare un loro contributo anche dal punto di vista della propria esperienza. Infine, per quanto riguarda il Libano, io ci tengo a sottolineare che questo è un progetto che ci sta molto a cuore e che effettivamente sta dando dei risultati ad oggi almeno molto, molto concreti. E infatti i volontari andranno a lavorare con delle associazioni che lavorano nel concreto. Cosa significa lavorano nel concreto? Per fare qualche esempio, i volontari andranno per esempio ad aiutare a costruire delle case per delle famiglie, dei bambini più disagiati, piuttosto che a costruire effettivamente degli oggetti di uso comune che magari in determinate parti appunto del Libano non sono così facilmente reperibili, piuttosto che dare supporto a famiglie e bambini che eventualmente non possono andare a scuola, quindi offrono passaggi piuttosto che offrono semplicemente la loro presenza. Diciamo, questo è più il punto di vista pratico e ci tenevo a sottolineare, insomma, che credo sia questo forse l'aspetto che più potrebbe interessare. Grazie. Grazie Cecilia. E nello specifico, per il progetto in Gran Bretagna veniva richiesta, diciamo, un'indicazione sulle tempistiche di avvio dei progetti. Questo lo dico ovviamente vale per tutti. Quest'anno il bando, diciamo, che è stato emanato per le candidature, indica che i progetti devono essere avviati, diciamo, entro giugno 2022. Rispetto però all'avvio dei progetti estero, ci possono essere chiaramente delle deroghe. Noi ad oggi non abbiamo questa informazione. Probabilmente queste deroghe saranno dettate dal fatto che alcuni progetti quest'anno, che sono in corso, si sono avviati a settembre, per cui è probabile che ci sia lo slittamento onde evitare l'accavallamento dei progetti. Quindi, insomma, però su questo purtroppo oggi non possiamo confermare alcuna informazione. L'unica cosa appunto che possiamo dirvi è che l'indicazione del bando è che i progetti saranno avviati entro giugno 2022. There was a question regarding when the project is going to start. The information presenting the call says that the project must be started
within June 2022. Okay, probably for the project abroad that are in progress now, just for that project we are going to receive a postponed dates in order to avoid the overlining of two projects in the same times. Okay, but just for the project that are in progress now, all the other projects, all, for example, we in our project there are some new projects in Portugal, in Czech Republic, in India. We have projects that has to start within June 2022. Okay, quindi queste sono un po' le informazioni che potremmo dare. Allora, qui c'è invece yes. Thank you so much. Allora, c'è invece qualche domanda. Progetto in Portogallo, c'è bisogno di conoscere la lingua portoghese? Allora, sì, ho risposto in chat giusto per magari chiarirlo anche ad altri ragazzi interessati. Il portoghese ovviamente non è un requisito fondamentale, per cui la non conoscenza comporta l'esclusione dall'accettazione della domanda. Ovviamente lì andrete a lavorare con appunto associazioni portoghesi, con la società portoghese, quindi in termini generali, per capirsi, per scambiarsi opinioni, eccetera, l'inglese è immagino la lingua fondamentale, quindi almeno su quello siamo tutti d'accordo. Però per entrare ovviamente più nel concreto, più all'interno di quello che sarà poi il lavoro, magari anche un semplice corso online o magari insomma interessarsi un pochino alla lingua portoghese nel tempo precedente alla partenza è un requisito che aiuterà non solo voi ma anche l'associazione ospitante a lavorare meglio. Perfetto, grazie Cecilia, e passerei la parola ai colleghi partner dell'associazione Rede Lisboa, Maria José e Pedro Freire, per la presentazione del progetto. No, thank you. We have a presentation. Is it possible for you to, yeah, to let us share? Yes. Okay, thank you. Try now, please. Okay. Pedro, do you want to start? Sì. Buongiorno a tutti. Bene, solo le piccole parole che hai in italiano in questo momento, perché è migliore per noi, per me e per Maria José, spiegare in inglese. Ma dopo, se hai alguna domanda, non dice, possiamo tentare rispondere della migliore forma. Very well. So we are here to present a project from Rede LBC Lisboa. So this is Rede LBC Lisboa. It's we have four vacancies, and Rede LBC Lisboa is a community-led local development network. So this is a European framework that for rural and coastal areas, and since 5-6 years ago we have now also in urban territories. And so Lisbon, because it had a previously a strategy for local development since 2009 to identify the neighborhoods that were more deprived and to tackle those issues since that moment. This was a strategy implemented by the municipality in the start, and they even put in some funding, local funding, to support this. The next level was to create this network, and this network
It's a collaborative one that was established in 2015 with more than 100 entities, with the municipality, public authorities, foundations, associations, cooperatives. So mainly a lot of the civic society actors in Lisbon. So at this moment, we have approximately 200 members. And this urban community-led local development network is built on a bottom-up approach. The idea is basically for all the organizations in the civic society actors to engage and to collaborate in the future governance of the city regarding local development policies. And we have at this moment, since 2020, we have already EU funding because we are an intermediary managing bodies of the EU. So we received money directly coming from the EU to put into local initiatives in Lisbon. And we've received about 5 million euros in 2020 to put for 44 projects, but Maria José will speak a little bit more about that later. And we also have support coming directly from the EU for technical staff to support all of our activities. And what we did was use this Lisbon local development strategy and policy and use the map that identifies 67 territories to intervene directly on the organization. So you have a notion of the of where are all these neighborhoods. We work for Lisbon, for the Lisbon municipality. We are at this moment, Lisbon has about 500,000 inhabitants. And these territories represent roughly about 150,000 of those inhabitants here. These are the territories where you will have more economical or social issues that need to be tackled. And most of these activities that we are developing and supporting our members is connected with how we can improve the quality of life for all those inhabitants. So if you can. So what we did for you to understand since 2015 was to develop a strategy to tackle these issues in Lisbon, mostly focused on dealing with issues like education, employment, and inclusion. Our main focus is to provide and the funding that we've given was mostly focused on projects that were implementing that were tackling these issues in these neighborhoods. Some of them are in the historical center. Others are in peripheral areas where you have other kinds of issues and regarding housing, social cohesion issues or other ones that are being needed to be tackled. So we have at this moment in 2021 to 2027, we want to even widen this intervention range to energy and digital transition and housing, but continuing also to keep our main focus on these topics that we've talked about, education, employment, and inclusion. Our main goal is to tackle local needs and connected with which are the people's priorities in these neighborhoods mostly, but also within the whole city, and finding resources, capacities, organizations that are willing to do something for the city in a collaborative way, in a way that really can make a difference to the whole ecosystem. So we are basically linking a city scale strategy with these small scale interventions to improve the efficiency of every kind of social support or funding that is being given
where all these actors will play a major role, and they're engaged to develop these interventions together. So the governance of the body by itself, as you can understand, each organization has one vote. So for you to understand, of these 200 members, the municipality has one vote. The local parishes have one vote. The biggest foundations have one vote, or the small resident associations or cooperatives have all one vote. So we have five board members, and we have at this moment approximately 25 staff members. So the major instruments that we are using at this moment is we are using these funding calls to support this co-governance models that we are trying to develop and support the ecosystem, and also giving technical support on project planning and implementation, since we have not only training, trainers, resource centers, and economic resources to support all this. So, Maria José, if you can. So, these are the territories where we are focusing and the areas where we are effectively engaging. For you to understand, this is, of these 200 members, we have organizations that are each tackling issues regarding, they are working on community engagement, and many of them at this moment, we will be supporting them, and the project refers to supporting these organizations with your kinds of skills. So we are going to match your capacities with the needs of the organizations and several projects that we identify here, the 34, that are connected with many different kinds of needs and initiatives that are going through until 2023. And that will be the major goal of our activities. And your participation is Redel BC. And this is the first year. We even want to further scale this later on. So I'm going to pass to Maria José, and she will give you more details on the projects and what's going on regarding CLLB, the Redel BC works. Hello, good morning, and I hope I can indulge you in some aspects for the projects that are running at this moment. As you can see here, we have 34 projects that are funded by European funds, and these projects have a really wide range of activities with children, with support, with cultural issues. And so you have lots of possibilities to choose where you want to be a volunteer. The thing is, we have done a call through our members. We have 200 members. Some of our members don't run these kind of projects, run other projects funded by other funds, like municipal funding, but also European funding and national funding. So it's not only these projects that are here, these 34, but other projects. So this is where we are settled. As you can see in the map from Lisbon, we are settled in this red spot. And but all the projects are run through all the city. As you can see, all these blue spots is where are the private neighborhoods and where are the organizations that are our members. There are also projects that have a wide range of activity through all the city, like working with homelessness people, like domestic violence and other things. So there are many possibilities. This is the place where we are. This is the private neighborhood that is in Carnide. It calls Bairro Padre Cruz. And this is the building where we are settled. As you can see, it's
really a huge building, and in this building are settled several organizations, like the professional theater school, like a training restaurant that work with homeless people and giving them training so they can go back to the job market. This is the other one that we are going to open soon. And this is on the other side of the city, as you can see through the red spot. And also, this is also a big space. And this is where is the residence for the volunteers settled. Sorry. This is the residence where you are supposed to stay. So we have two single bedrooms, one double bedroom, a living room, a kitchen, a bathroom, and a balcony that is shared. As you can see, I hope you can see, this is the balcony, the shared balcony. This is the kitchen, and this is are the bedrooms and the shared living room. This is this residence is in the it's in this building. Is one of these buildings. As you can see, have four different floors. In the first one, we will have there will be settled an organization that work with bicycle workshops and turning making the old bicycles in new bicycles for the residents from the neighborhoods, for example. In the next floor, there will be the team from Lisbon Network. And then on the other floor will be settled more organizations, and on the top floor will be the residence for the volunteers. I'm sorry, I don't have now. We launched the call through our members last week, and we don't have now the finally organizations that want to are able to for you to go to there to work. We hope we have that on Friday. And on Friday, I will send that to Guido with all the areas of working and all the conditions for on who you are going to work, if you work alone or with a team. So we only can will be able to send you that information by Friday. I'm sorry, but nevertheless, we wanted to tell you what is Red Del BC Network, for you to understand what is our organization and who are our members and what they do and where they are settled. I think that is also important for you. You will be, is everything in the city of Lisbon. So all the organizations that you should, who are going to work or you, if you want, you'll be in Lisbon and you'll be, your residence is also in Lisbon and it's quite near the center city, the city center. I don't know if thank you. You have some questions. Thank you. Thank you so much, Maria Jose and Pedro. And so there is a question linked with the linguistic competences. If the volunteers has to know the Portuguese or it's enough to know English? I think, I don't know, I forgot the name, but the one who spoke before us, I think it's quite the same. We say to all the organizations that the working language will be English, okay? Okay. It don't be mandatory to speak Portuguese. Of course, I understand Italian, so the Italian can understand me. I never studied. It's not that difficult to understand some basic things, but the working language will be English, of course. Perfect, perfect. Thank you. I can assure you, just to confirm this, for most Italian volunteers that come to Portugal, it's quite easy normally to really engage in less than 1 month, 1 month and a half. You're already understanding most of the Portuguese and vice versa. So you're able to explain yourself and to be able to at least to have some sort of comprehension of what's going on in Portuguese. So you will not have a lot of issues. Nevertheless, most of the Portuguese also speak quite well English. So it's not, and the organizations that will be hosting you will also be working mostly in English, but you'll be able to see most. We have a lot of nowadays Italian volunteers that speak
fluently Portuguese, so you will not have any issues regarding that, for sure. Nevertheless, there are some of our members give Portuguese courses for migrants, so maybe if they want, they could be... Very interesting. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Pedro e Maria José. Lasciamo la parola a Valentina Gianni per la presentazione dei progetti in Mozambico. Prima volevo solo rassicurare che alla fine del webinar risponderemo a tutte le domande di carattere tecnico che sono state poste in fase di registrazione all'evento. Ok? Grazie Valentina. Perfetto. Allora, come dicevo prima, io sono la responsabile dei progetti in Mozambico, sia per Passi Società Cooperativa che per Agape Onlus, quindi vi presento entrambi i progetti. Allora, cominciamo con Passi. Io in questo momento sono in Mozambico. Prima di presentare i progetti volevo fare una piccola introduzione che in realtà riguarda la situazione Covid nell'Africa australe in generale. Allora, c'è stato una grande, diciamo, si è parlato con una declinazione molto emergenziale della situazione che noi stiamo vivendo qui. In realtà la situazione non è così grave come è stata descritta. Ci sono effettivamente molti casi, molti contagi in Sudafrica, ma la mortalità è veramente molto bassa. Il paese, il Sudafrica, sta vaccinando, sta promuovendo una campagna vaccinale molto importante. Il Mozambico sta cercando di fare altrettanto, ovviamente con risultati diversi, anche perché il numero di vaccini che arrivano in questo paese è molto ridotto rispetto al Sudafrica. Al momento non abbiamo un numero elevato di contagi in Mozambico, sicuramente ce li aspettiamo per la fine del mese di gennaio e il mese di febbraio e marzo probabilmente, ma semplicemente dovuti al fatto che siamo nella cosiddetta quadra festiva e di conseguenza molti sudafricani vengono in Mozambico a passare le festività, per cui probabilmente ci sarà anche un aumento dei contagi, ma la situazione ad oggi è comunque totalmente sotto controllo. Questo non significa che non si prenda, ovviamente, che non possiate essere contagiati da Covid, naturalmente. L'anno scorso abbiamo avuto diversi volontari che hanno avuto il Covid, quest'anno altrettanto, ma comunque la situazione, insomma, è stata gestita in modo piuttosto tranquillo. Allora, cominciamo invece con la presentazione dei progetti. Allora, in Mozambico, per quanto riguarda Passi, noi ci occupiamo prevalentemente di empowerment femminile, quindi in generale del ruolo che la donna riveste all'interno della società mozambicana, e questo viene fatto dall'età infantile, quindi con attività che riguardano le bambine, per poi arrivare alla donna adulta, addirittura in alcuni casi anche stiamo trattando alcuni casi anche di signore che hanno già un'età oltre i 65-70 anni. Quello che facciamo è lavorare direttamente nel campo con questa organizzazione locale, anche in questo caso esattamente come in Kenya, che si chiama CAPACH. È un'organizzazione che è nata da una psicologa sociale mozambicana, una grande esperta di cultura mozambicana e di cultura africana, che si è dedicata allo sviluppo di un modello di psicoterapia comunitaria a che noi abbiamo supportato. Cosa si fa sostanzialmente? Lei forma dei membri, alcuni individui all'interno della comunità che diventano delle sentinelle o delle antenne, diciamo. Queste antenne che cosa fanno? Semplicemente cercano di, in portoghese si direbbe detectare, quindi di individuare i casi di violenza, di abuso, violazione dei diritti all'interno della comunità. Inizialmente erano legati soltanto alla donna, ma ad oggi ci occupiamo in realtà di qualunque tipo di target all'interno della comunità che vive una condizione di oppressione, e queste persone vengono formate per riuscire a gestire il caso all'interno della stessa comunità, per cui senza rivolgersi servizi istituzionali, o meglio, non è propriamente vero, meglio, queste sentinelle riescono ad essere dei mediatori tra quelle che sono le necessità della comunità
e quelli che sono i servizi e l'offerta dell'istituzione pubblica. Ok, quindi cercano di matchare le due esigenze. Si tratta di un progetto molto interessante in cui noi crediamo veramente moltissimo, che tra l'altro vogliamo portare ad un livello superiore, per cui farlo diventare in realtà un modello di social innovation legato anche al volontariato, per cui quest'anno siamo stati addirittura invitati al congresso nazionale di volontariato del Mozambico, in cui abbiamo non solo presentato il servizio civile, il modello italiano, che ha suscitato enorme interesse, che loro vorranno per quest'anno, nel corso di quest'anno, studiare per cercare di capire se possono effettivamente svilupparlo anche in Mozambico, ovviamente con i limiti economici che ci possono essere, però comunque un modello che per loro è molto importante. E non solo, vorremmo provare ad utilizzare questa formazione che facciamo all'interno delle comunità, farla diventare un modello di formativo per i volontari, sia i volontari nazionali, quindi mozambicani, che i volontari internazionali. E lavoriamo prevalentemente con Capash, ovviamente all'interno della CIS a Maputo, però in realtà nei bairros periferici di Maputo. Per quanto riguarda invece Agape, con Agape in realtà noi lavoriamo prevalentemente con bambini e con giovani e lavoriamo anche in questo caso con organizzazioni locali, in particolar modo con Mashaka, ma anche con altre istituzioni, con la Scuola di Educazione Musicale, con molte altre organizzazioni presenti sul territorio e sono tutte organizzazioni che si occupano di, o comunque che realizzano all'interno delle comunità delle attività ludico-ricreative per bambini, per i bambini dei bairros, dei quartieri periferici della capitale. E, quindi si fanno attività di appoggio scolare, attività musicali, musicoterapia, danza terapia, teatro-terapia, sia con bambini che con giovani, e poi ancora artigianato. Stiamo introducendo quest'anno anche delle piccole feiras all'interno delle quali, durante le quali si fanno esperimenti fisici e legati alla chimica, perché quest'anno abbiamo un volontario che è laureato in fisica, quindi per sfruttarlo al massimo abbiamo deciso anche di attivare queste piccole attività. Abbiamo ragazze che invece sono per esempio laureate in belle arti e quindi stanno occupando in realtà della parte più artistica. Una parte dei volontari in realtà si dedicano anche al supporto e al rafforzamento delle organizzazioni locali. Dunque diciamo che le attività in Mozambico sono tantissime e abbiamo anche un'enorme flessibilità per quanto riguarda diciamo l'attivazione di nuovi progetti, un po' perché siamo presenti sul territorio da tanti anni, un po' perché abbiamo una rete di partner molto, molto vasta e abbiamo degli importanti rapporti con le istituzioni locali, per cui abbiamo cominciato con un volontariato che era strettamente legato alle organizzazioni in loco, quindi alle organizzazioni della società civile mozambicana, ma per esempio da quest'anno abbiamo cominciato ad introdurre alcuni volontari anche all'interno di strutture dello Stato. È un progetto pilota, un'iniziativa pilota, ma che è stata apprezzata moltissimo dal governo mozambicano e addirittura il governo vorrebbe che ci fossero sempre più volontari inseriti nelle loro strutture, perché loro hanno bisogno realmente di essere rafforzati anche non solo a livello di competenze, ma diciamo uno sguardo diverso da quello che loro hanno, quindi una prospettiva, avere anche la possibilità di avere una prospettiva diversa da quella che hanno loro e quella che abbiamo noi, che ovviamente conosciamo il contesto da molti anni. Acho que é tudo. Obrigada. Grazie a te Valentina. In effetti c'era una domanda sui progetti in Mozambico, ma hai già risposto diciamo automaticamente, che era relativa ai compiti, diciamo alle mansioni che magari i volontari potessero essere impiegati. Quindi ti ringrazio ancora e passerei la parola a Vladimir dell'organizzazione Tmelnik, Repubblica Ceca. Grazie. Hello everyone. Greetings. I know a few of you. Greetings to Pedro. Greetings to Enrico. And I would forget the others that are not actually appearing now on the screen, such as Alessandro. Yes. I want to present the project in Czech Republic.
So you have the possibility to do your civic service in Czech Republic in our small town called Mielník. And also there you will find yourself working for our small NGO that is called similarly Tmelník. What we do is mostly international Erasmus projects for young people between 15 and 25 years of age. And as I already mentioned a few times, we are really rather a small initiative where you can enjoy more of a family atmosphere than a real, let's say, professional focus. We focus, of course, more on the people than on the professionality, but at the same time, we are trying to deliver projects that have a certain quality. And during your stay in Czech Republic, you will have the chance to learn about how to organize projects for educational projects for young people in the age that I already mentioned, 15 to 25 years. So how we approach to the civic service, mostly it's very individual. So we have with you as our volunteer, a plan that we develop, that we create together based on knowing you, based on finding out what you actually want to achieve in your future life. And we want to focus there. We want to focus a lot on your individual development. That's one part of the civic service. And the other part, of course, is the work or the contribution that you are going to bring. So we also build around your skills that you already have or those that you want to improve. I was thinking to mention what can be good for a young person to on this project or on this civic service project in Czech Republic. And I think the most attractive is the following things. First of all, we really do a lot of international projects that are happening not only in Czech Republic, which also happens, but more commonly abroad. So during your service, we try to plan for almost each month that the volunteers have the chance to participate as participants or as volunteers, depends on the project. Sometimes you can participate to one of our small projects that takes approximately 1 week in the field that you learn. And later you probably want to also be part of the the team that organizes this 1 week educational projects. So this is something that brings you traveling. That's what I wanted to highlight. We are finding ourselves in times when it's very difficult to travel. This means that for me as the manager of the NGO, it's also very difficult to plan all the projects, but we do work on this very hard. And anytime when there is a legal framework that allows somehow for us to travel and to make our participants to travel, we do it. So even in the times when maybe in Italy and in your home conditions, you would not think of traveling, when you are staying with us during the civic service, then you definitely will have the chance to travel. Of course, all the time, it's, as I said, about the individual needs of you, of the volunteers. So not everyone is always willing to travel as much as the others. So that's why I mentioned that we approach to this quite individually. There are some people who prefer to get engaged in the activities in our town. I want to mention that is 20,000 inhabitants in the town of Mielník, where we are located and where also your office is located, and of course the accommodation. The city is
approximately as big as I tried to look up some Italian cities and from those that have 25,000 inhabitants, I didn't know much of them, but I knew one, so I will mention the town of Pompeii, that, I mean, the current Pompeii, the town where people live now, that has also approximately 25,000 inhabitants. So you have somehow how to relate what kind of city it is. Yes, it is small, and this means that also in the town you can feel like in a small family almost, compared to Lisbon, for example. However, another highlight or what can be good for young people, mainly for their free time rather than the civic service itself, that is the proximity of Prague. So Prague is 40 minutes away by public transport, which doesn't sound to be that near, but when I will say that the ticket to go to Prague is costing less than €2, maybe this is making more the difference. It's approximately 30 kilometers and there are very frequent buses. So if you like to spend your free time in Prague, we are also thinking that this is for you something that you can enjoy a lot during your civic service with us. I don't know how much more time do I have. If Guido will just write me in the chat, it will be enough. Yeah, you can have a couple of minutes. Yeah. Well, okay. So I will just say a few more words about some examples of things that we are going to do in the next few months. So you are most probably going to join that. We are starting first to implement in the spring the first project of this year, and that will take place in Bosnia Herzegovina. You will have the option to either go to take part in that project in Bosnia, which will again be one of those Erasmus projects taking around 1 week. So you may spend also in the spring 1 week on this project in Bosnia with us. The project is about graffiti. So the 1 week about, it's called Paint Era. And it's not only about graffiti, but it's the main theme. We are actually organizing the project in Bosnia together with our partner from Germany. That is also a very important partner for us. And during your civic service in Czech Republic, we would like each of you to conduct a study visit with our German partner in Berlin. So this will be also part, most probably, one of the offer for you during your civic service to spend some time on a study visit in Berlin and Potsdam, where you will work with us together with the German partner who is focusing also on the similar fields, so mostly educational projects, Erasmus Plus projects for people from Greece and Czech Republic and other countries. So that's some highlight. And the one more highlight I want to mention is the set of two projects that we are going to implement during the summer holidays, which is June, July, August. There we have quite specific projects that are for young people of any interests, but we are going to during the 1 week we are going to be on bicycles and we are going to travel along the borders of Czech Republic and Germany on bicycles. Each day we make just few kilometers, not too much. Also, a person that is not a sportsman at all, like me, it can join to this bicycle project, and it's something very nice because you can enjoy the nature and you can also have a different kind of experience. Maybe it's very different than sitting in a classroom learning something. So here we go for 1 week on bicycles. We sleep in tents in various camps on the way,
It's a very interesting example experience. So if you will like to, for example, take part also in this 1 week project organized with the Germans on bicycles, you are definitely welcome, and I advise you to consider applying for the project in Czech Republic, therefore. You will also have the chance to enjoy Czech cuisine. Czech cuisine is not like Italian cuisine. This means that one of the things that you will learn during your stay in Czech Republic is most probably cooking, if you don't know it yet. However, if you like, for example, this type of cuisine that I experienced, for example, in Sicily, that contains a little bit more meat and a little bit more deep fried products, this is one of the sides of the Czech cuisine that you can find here too. Also, we most of our traditional dishes are based on pork meat. So I have to be honest with you, it's not really easy to be a vegetarian or vegan in Czech Republic, and maybe this can be a challenge. But we also had a participant with this kind of needs, and it was okay. However, I want you to think about the Czech cuisine as something that you maybe want to also enjoy. So if you enjoy meat, then this is for sure the place. And then the Czech weather is the last thing that I want to mention, because it's enjoyable, but it contains maybe a little bit more of variety than the Italian weather. I will not speak much more, and I will just move over there, because I really like these paintings. And one of the paintings is going to show you quite nicely what we are having now in Czech Republic. So yes, we do have snow, and in case that you are coming early enough to start your service, I promise you that I will also take you one of the weekends to try or to enjoy a little bit of the mountains, maybe try or learn how to ski or use just the sledge or something like this. So that's the February in Czech Republic, end February, beginning of March in Czech Republic. Still, there is a chance to enjoy some snow on the mountains. And this is probably the last thing I wanted to mention. So thank you for your attention, and I'm looking forward to meeting at least some of you in Czech Republic soon. Dear Vladimir, thank you so much for your presentation and for sharing also cultural framework, and also to moving this webinar, because you show the paint and it was very, very nice. Thank you so much. No specific question for the moment for your project. I would like to add, I'm going to put my email address in the chat. If you have also in the next days coming some question or some doubts regarding our project, don't hesitate to write me. Thank you. Actually, Guido, I have a question. It's a very short question. It's a question to myself. The question is, do you need to know Czech language? Or how is it with language in our project in Czech Republic? So if you are Italian, you are coming to Czech Republic, for sure you don't need to know Czech language. And also with English language, we are going to really have very individual approach to you. So if your English is not good, you don't have to be afraid, because also Czech people don't speak good English. So if you are happy with experience, more new, outside of the traditional languages, it's also a little bit of advantage with this. So even for those who don't have much good skills in languages, we are very much welcoming you. Thank you. Guido, thank you. Thank you. Thank you, Vladimir, for underlining this aspect. I would like to leave the floor to Zorana on MOST Association Bosnia-Herzegovina. Thank you. Thank you, Guido. Hello, everyone. First of all, I want to greet you all. Thank you very much for sharing your time with us.
So I'm Zorana, I'm the representative of Association MOST, based in Gradiška in Bosnia and Herzegovina, also former volunteer and now a project manager, so thumbs up. I wanted to share some information about our association and our city and country in general. So first of all, Association MOST was established in 2009 in Gradiška. And we are an association that most commonly works with youth, with young people. Our main fields of work are non-formal education, development of social entrepreneurship, and environmental protection. We have a company of our own that sells our own brand that's called Funky Gorilla. And over the year, we have invested a lot of our time in volunteering. And we're a member of volunteering service of Republic of Srpska since 2014. And a local volunteering service for the city of Gradiška, which kind of puts us in a position that we are a connection between partners and institutions who need volunteers and the volunteer themselves. Also, we have been awarded for the Volunteer of the Year for Gradiška for 4 years, and in the national level for 2 years, we had volunteers that received the award for the Volunteer of the Year for contribution to the development in volunteerism in Bosnia from the Ministry of Family, Youth and Sports. We're also a support tool, partners and institutions in terms of volunteer support for the activities they organize. And for this purpose, we recruit volunteers for volunteer programs that we don't directly organize. We have excellent cooperation with the local institutions, organizations in Gradiška, and we're very recognized as an association of essential importance for the development of volunteerism and activism. During the previous years, we have been active. We have implemented around 100 volunteer programs in which over 2,000 volunteers have participated. I wanted to give a highlight a bit of information about all the possible volunteers and candidates who will be here in association with us. As an association, we give a special attention to teamwork. So every generation of volunteers that come to us, we consider them as a small family. So we're all a kind of teamly oriented. The main field of work is as a popularization of volunteering, and we have the information like the volunteers, the domestic volunteers in here were more passive during this COVID situation. So we're trying now to engage them as much as possible to revive the volunteering service, to help the youth here being more active. So the main goal of, and the main field of work that we're going to do is to organize, to organize courses and events for the youth, sharing cultures, sharing languages, and learning new skills and everything. As I said, since we are, Gradiška is based on the border next to Croatia, next to the European Union. Our domestic volunteers are very open-minded. They're very into meeting new cultures, learning new languages. So it won't be a problem for any volunteer that comes in here to fit in, as I said. The communication language will, of course, be English, but the volunteers that decide to come to Bosnia will have a course of Bosnian language with the basics. So you'll be
You'll have the opportunity to learn some bit more Bosnian language, to get to know the Bosnian culture, and also to try the typical Bosnian meals that also include a lot of meat. But okay, it's also good to let's say something about Gradiška, because Gradiška is a very small city, like with 50,000 people living in it. But in the urban area, we just have like 14,000 people living there. And everything is accessible by foot, basically everything, from the municipality, from the post office, banks, everything. And the accommodation is also very near to our association, and basically everything you need is very close by. So as I said, the role of our volunteers will be like creating the opportunities for young people to get to know different cultures through cultural events, intercultural nights, to learn foreign languages. Since we had in the previous generation, we had volunteers from Italy, Spain, from Poland, from Czech Republic. Our volunteers were very satisfied, and our youth in general was very satisfied with all the different cultures they got to know. So we're trying to continue in that way. This component of work is very essential, because the youth from Gradiška has a chance to think more outside of the box and to develop new skills that can be useful for them in their future living. The thing is, I don't want to talk a lot more, so I will lead the words to our volunteers that are here from this generation. There are four of them, to hear their experience of Gradiška and their experience in working in association most. So I can lead the word to you. Yes. Okay. Let's see. Hello everyone, my name is Fari, and I've been a volunteer in MOST since last June. And I will tell a little bit about the technicalities and the perks of collaborating with the association MOST. So the first thing, and luckily you can't see it today, but the first perk is that we have an office in a park by the river. So it's very romantic, especially in the summer, if you're interested in that. And about the organization, we have like our own apartment and we by ourselves, and we have, I don't know if it will be the same for next year, but we have a convention with a local restaurant. So if you want to, you know, enjoy the local meals, you definitely can. And if you're a vegetarian, they're very open to accommodate you. I had to say this. The thing that interested me the most in these months is the fact that since the very beginning, we were asked to develop our own projects and to propose our own activities. And of course, at the beginning, it was very tentative, because we didn't really know what the local young people needed. But over time, we were able to organize classes and events that answered to the needs of local people, whether it was language classes. We had English, Italian, French, Spanish, and Japanese, and some course on social entrepreneurship. So we can actually transfer our skills to young people that want to do something and something better with their lives. And just to conclude, I think it's very important just to be here to an extent, because of course it's simply important sometimes to hang out with the local people for us to understand what is going on in the country, and for them to get a sense of what it is what it means being part of a European community. And therefore, I think it's very important
that we just get to be here and to establish a network and to bring a little bit of Italy, and in the case of this group of volunteers, also Croatia, and we get to learn a bit of what it means to live in Bosnia and, you know, to just create a network, that's it. Anyone else want to say something? I can say something. Yeah. Hello, I'm Marianna. I'm another volunteer from Italy here in Bosnia-Herzegovina. So a few things about living in Gradiška I wanted to say. So I'm the vegetarian one. So if anyone's interested in that, yes, you cannot eat much of typical food, but it is kind of the vegetarian paradise because everything is so cheap. So every like tofu thing that you want to try, but it's 5 euros, it's 2.5 euros here, so you can try it. And it's easy to save because everything is really, really cheap. And yes, people are really accommodating if you have some kind of, yeah, if you're vegetarian or vegan. Also, I wanted to say that before coming here, I had zero experience in living in a small community and small place, but I found it really lovely. The fact that you can actually walk everywhere, I really liked it. I've been here for about 6 months and I'm not bored yet. So the nightlife, let's say, it's okay. Like, okay, it's a really small place, but there's so many places to go if you want to have fun, and the nature also overall around Gradiška is beautiful. So if you have a bike, you can go anywhere, but also by foot, there's so many beautiful places near the river. So if you're a fan of nature, that this is a really nice place for you. About the youth here, you will find it very easy, I think, to manage a course, a language course or something like that, because everyone speaks English. 12-year-old speaks perfect English. You don't really need to learn Bosnian, but if you do, it's a plus. And it's really, I'm also having fun with that. And Zorana is a really nice teacher of Bosnian. But yeah, people speak English so much better than in Italy. So you can actually handle most of your activity in English if you speak it. If you don't, probably it's a bit of a problem. Mario, do you want to say anything? Do you want to say something? Sorry. Hi, everybody. I'm Mario. I'm the Croatian one in this group of four. I mean, I don't have much to say that Shari or Ariana haven't said already. For me, it was probably a bit easier because I understand the language and everything, but still, we communicate mostly in English. Everything that Ariana just said, I completely agree. It's a really small community. You can get really close to certain people. Everybody knows you, especially the Italian girls, as they like to call them. And for them, it was pretty easy to get inside the community and get to know everyone. But for me, I'm, let's say, not that visible to others because I'm one of them and not the Italian one. So, but I still managed to know some people and get around and see their culture, even though I, let's say, knew it to some extent. You're over the border neighbor. Yeah, like Zorana said, I'm over the border neighbor. And yeah, that's my nickname. You. So thanks. Federica, do you want to say anything? Hello, I'm Federica. I'm also a volunteer. But my experience here, I can say that it's very positive. I like the city, and also the people here are very kind with us, make us feel as at home. And also, with this experience, I had the opportunity to understand the history and culture of a country I didn't know before. Thank you. Actually, I wanted to add something more. I will be very short. The people, the youth that we usually work with are in the range of 15 until 30 plus years of age.
That's our main field of work. And also over the year, we have, during the year, we have a lot of volunteering in the field of environmental protection. So eco walks, cleaning, forestations, and activities that are tend to environmental protection. Also, the weather in Gradiška and here in Bosnia, it's getting crazy over the year, because nowadays we have very hot summers, like 40 plus degrees, and winters without snow. So if you were planning to have a bit of snow in here, that's because we don't have it anymore. Also, the summertime is really, really enjoyable, because we have an island on the riverside that is, that has a like kind of a summer beach that you can bathe in. And regarding the COVID conditions in here, Bosnia has this, I think, the smallest or not at all like COVID rules in the whole of the Europe. I think so. Most of our people are vaccinated though, but as I said, the COVID restrictions are at the very minimum. So I think we have explained everything. Guido, if you have something to add. Thank you so much. Thank you so much also for the testimonies. That was very, very nice, very, very fruitfully, I think, very interesting, the testimonies directly from the volunteers that are there. So thank you once again for your presentation. Let's keep finger crossing for this recruitment and selection process. I will give the floor to Ensara, Observatory from Albania. Yes, buongiorno a tutti, è un piacere per me esserci qui. I will continue in English because it's easier for me. I will just do a small introduction about Observatory. We are an organization that have been working on youth and children rights for about 10 years now. This is our first experience with volunteers, and I think seeing you all here and hearing what others offered, it will be also a pleasure for us having you here. Mostly in Tirana, this year it will be also youth capital, so we'll have plenty of opportunities to work with volunteers. We'll work mostly on engage in different tasks, such as project development, social media management, development of local networks, social inclusion of migrants and marginalized children, because we work also with them. I can't offer you snow like Vladimir did, but I can offer you plenty of sunny days and nice weather here in Albania. I don't know if you have any questions regarding to me, because as I said, this is our first experience even for us, and we are in the process of organizing everything for you. Can you, Ensara, can you introduce a bit the framework of the activities for the volunteers? Yes, we mostly work with children and youth rights, but not only with them. We have also projects regarding women, gender-based violence, and violence regarding women. You will mostly work with project development and social media management, but also we have a project about social inclusion of migrants and marginalized children. So we were thinking that you will work with migrants and children from Afghanistan and Syria, teaching them English or Italian, because we are trying to put also Italian language on those courses. This year, Tirana is youth capital, so we have also project with the municipality of Tirana, but we haven't yet had like a program developed with the municipality, but we are working also on that. So plenty of opportunities to work, different fields, and that's what we will offer to you. Okay, Ensara, thank you so much. We don't have a specific question for the project in Albania. Okay. I say again, I give my email address in the chat.
If you have any question in the next days coming, don't hesitate to contact me. And thank you once again, Sara, for the presentation. It was a pleasure. Ferdinando, are you ready? Pronto? Ciao Guido, grazie. Ferdinando allora presenta il progetto di Alternative International allora, io in sono Bulgaria. Sono un attuale operatore presso Alternative International in Bulgaria. E, allora, Alternative International è un'associazione che sono più o meno più di 10 anni che si occupa di volontariato, di attività giovanili, quindi politiche giovanili, ed è molto 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 coinvolto nei programmi europei Erasmus Plus ed European Solidarity Corps, e in più da mi sembra 3 anni o 4 anni è partner di AMESHI in progetti di servizio civile. L'associazione si trova a Blagoevgrad, nella regione di Blagoevgrad, nel comune di Blagoevgrad, municipalità di Blagoevgrad, che è a sud della Bulgaria. Per quanto riguarda il servizio civile, molto brevemente le attività che vengono svolte da noi volontari, noi operatori e da chi poi verrà, sono attività legate strettamente a quello che fa l'organizzazione quotidianamente. E quindi oltre a lavori di ufficio di preparazione e organizzazione delle diverse attività che vengono poi realizzate, essendo un'associazione Alternativi molto attiva non solo a livello locale ma a livello nazionale ed europeo, il nostro compito è anche quello di aiutare nei processi dei progetti, ovvero nella gestione di volontari. Ad esempio ad agosto abbiamo ospitato circa 40 ragazzi per un mese da tutta Europa in progetti di RNESC e Volunteering Teams. Oltre a ciò, l'associazione, essendo molto coinvolta in Erasmus Plus, stiamo parlando di circa 15 progetti di mobilità all'anno, perlomeno. Noi volontari a turno siamo coinvolti direttamente nella gestione, non nella gestione, ma nell'aiuto e nel supporto di questi progetti. Oltre a ciò andiamo nelle scuole, ad esempio a Kocelinovo, come a Blagoevgrad, come a Raslog, per fare attività con i più piccoli. Stiamo parlando di scuole elementari, 7, 8, 10 anni. Ci occupiamo di fare a volte anche mensa, non tanto per cucinare, ma per avere una specie di contatto diretto con questi bambini, cercando poi di spiegare il perché, il motivo di questo tipo di progetti, il perché di tutte queste attività, il perché vengono realizzate. Soprattutto a Blagoevgrad, che è una città universitaria, nel senso che a Blagoevgrad c'è l'AUBG, cioè che è l'American University della Bulgaria, e stiamo parlando di circa il 70% di tutta la popolazione dei cittadini di Blagoevgrad che sono giovani. Praticamente durante tutto l'anno è popolata di giovani, da agosto, metà agosto fino a inizio settembre è deserta, perché poi tutti i ragazzi vanno in vacanza, tornano nelle proprie case. Infatti la città è totalmente deserta, però durante l'anno, essendo tutti ragazzi che comunque seguono l'università, e noi facciamo molte attività con l'università americana, ci ritroviamo comunque in un luogo con una densità di giovani molto molto alta. E questo è dovuto anche soprattutto all'università, ma anche perché Blagoevgrad è il centro un po' di tutta la zona, che stiamo parlando di comunque non, attorno non ci sono zone e città molto sviluppate, quindi Blagoevgrad dovrebbe essere il centro di tutto ciò. La maggior parte dei progetti vengono realizzati non solo a Blagoevgrad, ma anche a Bansko, che è la località turistica sciistica più famosa dell'est Europa. Il 100% dei progetti di mobilità vengono realizzati lì, come anche i nostri corsi di formazione, poiché una volta circa ogni 30-40 giorni l'organizzazione organizza dei corsi, poiché ci occupiamo anche dei social network, ci organizziamo delle alternative, che sarebbe una TV dell'organizzazione, eccetera. Quindi ci vengono offerti questi corsi non solo a noi, ma anche ad altri volontari che fanno parte dell'associazione a livello locale e altri volontari che fanno parte dell'associazione a livello europeo, quindi con l'European Solidarity Corps.
oltre la, la sede, l'ufficio di, che ci trova qui a Blaguerra, c'è anche il The Place, che è, un, che è una specie di youth center che è stato aperto circa 2 anni fa, che si trova proprio al centro della città ed è un luogo di ritrovo per molti giovani, nel senso che molto spesso ci ritroviamo lì e i ragazzi vengono lì per passare un'oretta, 2 ore per cercare, chiedere consigli, per applicare per progetti, perché comunque non fanno solo hosting ma anche sending, quindi ci occupiamo anche di dare informazioni a questi giovani, di farli, di motivarli nel partire, di spiegargli il motivo, e quindi siamo lì in, in Bulgaria a fargli capire che è importante anche partire, quindi è un e non solo mettersi a disposizione per sviluppare la comunità in generale, ma anche per cambiare un po' le menti dei giovani, visto che soprattutto in Bulgaria è molto molto difficile trovare opportunità per andare all'estero. Quindi la presenza nostra qui in questo momento funge anche un po' da questo. Molto spesso quando mi trovo, infatti quando Guido mi diceva di partecipare a questa video call per promuovere un po', perché comunque parliamoci chiaro, mi ci ritrovo dentro, so come funziona, anche quando ho fatto io il mio colloquio, la selezione, non eravamo tantissimi, eravamo veramente rispetto ad altri progetti, che si può parlare di Spagna, Gran Bretagna, eccetera, dove magari c'è più l'appeal del luogo. Io ho sempre avuto, comunque sono molti anni che sono coinvolto in attività di mobilità, che non è importante il luogo, ma sono importanti le intenzioni, le motivazioni e soprattutto le attività. Quindi a prescindere dal luogo in cui si va, è molto importante avere una determinazione e la motivazione giusta per voler fare un qualcosa prima di tutto per gli altri, ma proprio per se stessi, perché fare questo tipo di progetti per soprattutto 11 mesi, mi sembra siano 10 mesi all'estero e 1 mese che si passa poi alla fine di formazione in Italia, è un processo che aiuta molto se stessi, soprattutto a metà 20 anni, 19 anni, 21 anni, in cui si è finito il liceo, quindi si hanno molti dubbi, eccetera. Partecipare a questo tipo di progetti è un qualcosa che ti aiuta veramente tanto. Quindi quando Guido mi diceva partecipa alla video call e spiego un po' quello che state facendo, il progetto, non ci ho pensato nemmeno più di mezza volta, perché garantire comunque una continuità a quello che stiamo facendo noi, perché il nostro progetto dovrebbe finire a giugno, se tutto va bene, a maggio, a giugno poi dovrebbe ripartire il nuovo progetto, quindi dovrebbe essere un continuo e chi viene poi dopo dovrebbe raccogliere quello che stiamo poi organizzando e facendo noi qui, perché la maggior parte delle attività che stiamo in questo momento programmando, progettando e organizzando andranno poi a realizzarsi effettivamente in estate, quando si spera ci sarà molta più libertà di un'azione molto più ampia, nel senso si potranno organizzare molte più attività, ci saranno meno restrizioni anche all'estero. Tra le attività qualcosa che ho mancato sarà sicuramente il Youth Caravan, nel senso che l'associazione organizza questi tour in giro per l'Europa, a Plovdiv, a Varna, a Sofia, anche nella stessa regione di Blagoevgrad, organizzando tipo un giorno, mettendo in queste città che sono anche abbastanza grandi, dei gazebo e spiegando, dando informazioni ai giovani su come partecipare ad attività di volontariato, su come applicare, quindi dare più informazioni sotto di qualità ai giovani che magari non ne hanno la possibilità. Quanto riguarda l'alloggio invece, sicuramente sarà lo stesso anche per il prossimo progetto, un appartamento molto molto grande, siamo in 4, un appartamento che può ospitare almeno 8 persone e ci troviamo a non più di 5 minuti dal centro cittadino, dove poi si trova anche l'ufficio di Alternativi. Io non so se avrò mancato sicuramente qualcosa, quindi poi a qualcuno, perché poi cerco anche di promuovere questo progetto all'interno dei miei amici, gruppi, eccetera, mi chiedevano soprattutto la domanda più frequente a livello economico, come si sopravvivesse. A sopravvivere è molto molto semplice, soprattutto perché la Bulgaria non è costosa, non è una nazione, oppure sotto Blagoevgrad, che dove ci vogliono chissà quanto per poter andare avanti, quindi con un progetto di servizio civile all'estero, che stiamo parlando di 870-880 euro al mese, più un pocket money che viene dall'organizzazione,
sono più che sufficienti, contando che uno stipendio mese, uno stipendio medio in Bulgaria è di 400 euro al mese, quindi è più che sufficiente per poter andare avanti, anzi. Grazie, grazie tanto Ferdinando per la tua presentazione slash testimonianza, informazioni molto utili e lo trovate anche molto concrete. Ho visto che in chat alcuni referenti di progetto comunque hanno inserito link di approfondimento sia sulle organizzazioni sia sul contesto di riferimento. Alcuni invece hanno anche condiviso contatti email o di altri, diciamo, canali di comunicazione. Quindi vi invito chiaramente a usare la chat in questo modo. Please, if you want to share your link regarding your organization or regarding the context where you are working, don't hesitate to do it and use the chat to put also your contact mail address or messenger, whatever. Thank you. Allora, io lascerei la parola ad Alessandro Zottolo, che ci presenta i progetti di Amicos e di Anawin Bolivia, quindi Spagna e Bolivia. Grazie. Ok, grazie Guido. E, allora, parlo in italiano, uno perché sono italiano, ma presento dei progetti in Spagna e in Bolivia. Sono Alessandro Zottolo e lavoro da ormai 8 anni nell'associazione Amicos, che è a Burgos in Spagna. Amicos è una ONG che lavora in cooperazione internazionale. Tutta la parte di cooperazione è legata al rapporto con, lavoriamo soprattutto in Bolivia, Nicaragua, Salvador ultimamente. Ma diciamo questa parte di cooperazione, dopo quando presenterò il progetto di Anawin, sarà un pochino più chiara. Ma noi facciamo fondamentalmente cooperazione decentralizzata. Insomma, non abbiamo cooperanti nostri in terreno, ma abbiamo delle organizzazioni, lavoriamo direttamente con le organizzazioni locali in questi paesi. E questo è quello che facciamo in cooperazione, che dopo è più legato al discorso di Anawin. Mentre in Spagna lavoriamo tantissimo anche tutto il tema di quello che è l'educazione allo sviluppo sostenibile, la cittadinanza globale, ci sono mille nomi per definirlo. Diciamo che dal 2015, da quando è stata approvata l'Agenda 2030 e 17 gli obiettivi di sviluppo sostenibile, Amicos ha preso questa agenda e lavoriamo temi che sono legati alla questione di genere, all'ambiente, al consumo responsabile, rispetto delle risorse come l'acqua, a sensibilizzare le persone su il cambio climatico, insomma tutti questi temi che legati all'Agenda 2030 sono temi che noi trattiamo in qualche modo. Dopo siamo più esperti magari sul tema dell'acqua, sul consumo responsabile, abbiamo diciamo delle esperienze in questo senso, però diciamo che tutte queste cose sono legate al lavoro che facciamo. E questo progetto, quindi si sviluppa, il progetto di Amicos si sviluppa fondamentalmente nella città di Burgos e anche nella provincia, ma soprattutto nella città di Burgos, e ha anche un obiettivo specifico, lavorare su quello che è l'inclusione sociale. No? Noi, oltre a fare queste attività educative, ci sta a cuore fondamentalmente portare una... sviluppare delle attività solidarie, no? E quindi noi come struttura abbiamo deciso di appoggiare fondamentalmente altre organizzazioni a Burgos che lavorano direttamente con collettivi che sono a rischio di esclusione sociale e di appoggiarle attraverso delle collaborazioni, attraverso il volontariato su certe attività. E il progetto di Amicos va un po' del servizio civile va un po' in questo senso, quindi si muove dentro l'obiettivo di inclusione, partecipazione sociale di collettivi più a rischio e attraverso il volontariato noi appoggiamo queste organizzazioni locali che nello specifico sono Burgos Acoge e il SEIS de Fundación Lesmes. Burgos Acoge lavora direttamente con persone migranti, mentre il SEIS lavora con persone che stanno facendo un recupero
un percorso di recupero perché hanno avuto magari problemi con alcol o con droghe leggere o problemi con il gioco. Quindi stanno in questo centro dove stanno cercando di fondamentalmente riprendere delle attività routinarie per poter reinserirli in qualche modo nella comunità. Quindi, oltre, diciamo, a questo aspetto, c'è anche tutto l'aspetto della comunicazione del volontariato dentro il progetto. Quindi si muove su questi due filoni il progetto. Uno della inclusione, della formazione e della informazione e la comunicazione rispetto al volontariato, l'importanza che per noi è il volontariato, e dopo tutte queste attività che si sono legate appunto all'inclusione, che fondamentalmente sono due grandi assi: la formazione di questi collettivi e l'accompagnamento rispetto ad alcune attività. Per quanto riguarda l'attività, il lavoro con i migranti, stiamo parlando soprattutto di forse più di formazione, perché abbiamo volontari che lavorano, che fanno corsi di spagnolo per le persone migranti. Stiamo parlando di uno spagnolo molto di base, no? Insomma, ci sono le persone migranti che alcune non sanno né leggere né scrivere, quindi non stiamo parlando di un livello avanzato. Quindi volontari aiutano persone adulte a imparare lo spagnolo, aiutano i bambini a fare magari di famiglie migranti, a fare i compiti i pomeriggi per aiutarle appunto con il dopo scuola, diciamo così. Ci sono degli accompagnamenti delle famiglie migranti rispetto a alcune istruzioni che devono eseguire per avere dei servizi del tipo l'accompagnamento allo sportello informativo o al ritiro degli alimenti o a seconda dei servizi, diciamo, che Burgos Acoge offre alle persone migranti. Ci sono anche delle attività in estate, soprattutto organizziamo come si dice in italiano? Camp war, ossia centri estivi, non mi viene la parola, centri estivi, dove i volontari lavorano con i bambini e praticamente 3 o 4 settimane durante l'estate. Quindi, insomma, tutto questo lavoro con le persone migranti è legato, diciamo, a queste attività educative e formative fondamentalmente. Mentre per quanto riguarda l'altro filone, l'aspetto più di accompagnamento legato al SES di Fundación Lesmes, che è questo centro dove si sta cercando di attivare questi percorsi di recupero per persone che hanno avuto dei problemi nella loro vita. Queste le attività sono fondamentalmente lo stare con loro, offrire attività di tempo libero, ossia da andare a fare una passeggiata, a andare in piscina, a fare delle attività manuali, a accompagnarle alcune volte anche per dei servizi o aiutarli a cucinare, perché loro vivono in un centro, e quindi aiutarli magari in alcune attività che hanno durante il giorno nel centro. Quindi fondamentalmente la cosa più importante è stare con loro e offrirgli un altro appoggio, che non sia un appoggio di un educatore, ma neanche di un utente, ma di una persona che è il volontario. Abbiamo visto che funziona molto, dove queste persone a volte si sfogano, a volte riescono a trovare un modo di parlare di alcuni problemi che non fanno magari con o altri utenti o con gli educatori. E quindi, diciamo, c'è tutto questo lavoro fondamentalmente di stare con loro. E in più cerchiamo sempre di promuovere quello che è il volontariato. Fondamentalmente noi riusciamo a fare questo, noi riusciamo a appoggiare queste attività proprio perché crediamo nel volontariato. Amicos nasce come un'organizzazione di volontariato 25 anni fa, e il volontariato per noi è fondamentale. Quindi, oltre a queste attività strettamente connesse agli utenti, alle persone, abbiamo anche offriamo anche delle attività, insomma, cerchiamo di promuovere delle attività che servono in qualche modo a promuovere il servizio civile, il volontariato. Noi lavoriamo tanto con il Corpo Europeo di Solidarietà,
e quindi oltre ai volontari di servizio civile in loco ci saranno a Burgos anche volontari europei di altri progetti che faranno altre cose, che faranno altri progetti, insomma abbiamo una brigata internazionale, definisco io, di 10-12 persone fondamentalmente. Quindi, insomma, questo più o meno è il progetto che ormai è il settimo anno che portiamo avanti del servizio civile, quindi l'abbiamo anche in qualche modo, siamo anche diventati esperti in questo, l'abbiamo migliorato con il tempo e insomma, sta funzionando abbastanza bene e stiamo continuando a dare questa energia a questo progetto. E questo per quanto riguarda il progetto in Burgos, a Burgos. Non so se volete farmi alcune domande sul progetto a Burgos o spiego un progetto in Bolivia di Anna Wynn e dopo magari se ci sono domande me le fate tutte insieme. Ale, forse potresti aggiungere qualche, non so se l'avevi già fatto, potresti aggiungere qualche informazione di carattere logistico? Ah, sì, noi fondamentalmente fino a quest'anno abbiamo sempre affittato un appartamento a un privato dove vivono fondamentalmente volontari, le quattro persone volontarie vivono insieme. Probabilmente dovremo cambiare l'appartamento il prossimo, da quest'anno dovremo cambiare l'appartamento, però non è questo un problema. E l'idea che insomma un poco di darle, no, noi diamo un assegno mensile che è per il vitto e lasciamo molta autonomia, perché qualcuno l'ha detto prima, fondamentalmente è anche un obiettivo, no? Che le persone volontarie giovani siano autonome nella gestione del budget o della propria vita o delle piccole cose di ogni giorno. Quindi abbiamo un appartamento che è nel centro di Burgos, a 20 minuti a piedi dai posti di lavoro. Burgos è una città abbastanza piccola, ci si muove facilmente. Amicos è la sede, è nel centro della città, a volte si andrà in sede direttamente, a volte si andrà in questi centri direttamente, dipendendo da dove si è inseriti. E niente, Burgos è una città nel centro nord, a nord di Madrid, 250 km, 200 km dall'oceano più o meno, quindi anche un posto interessante, molto non è lontano da posti più famosi e più, insomma, dove io vedo che i volontari spesso vanno per conoscere, per viaggiare. Insomma, la Spagna non c'è tanto, forse è un paese abbastanza conosciuto, no, da questo punto di vista, quindi ha tante opportunità di viaggiare, di visitare, di vedere posti. E niente, quindi questo è un po' rispetto al, non so se ho risposto a Guido alla questione logistica. Non... Sì, grazie Ale. Vuoi proseguire con il progetto di Anna Wynn in Bolivia? Grazie. Ok. Allora, se per Amicos abbiamo un'esperienza di 7 anni nel servizio civile, Anna Wynn sarebbe, dopo abbiamo pensato con Guido, con altre persone della MESH, di lavorare e di includere Anna Wynn in questo consorzio fondamentalmente e includerlo nel servizio civile. E quindi sarebbe fondamentalmente quest'anno il progetto in Bolivia, il primo progetto che parte. Ahimè, perché ancora mi fa male, però nel 2021 il progetto in Bolivia era stato approvato, come altri progetti di Ameshi, ma è finito a agosto 2021, è finita una lista nera che non si capisce bene come è stata fatta, sia stata fatta, io ho ancora dei dubbi, e quindi il progetto in Bolivia non è partito nel 2021 perché per una questione Covid, perché c'erano troppi contagi e quindi non l'hanno fatto partire. Quindi quest'anno, nel 2022, è stato presentato, è stato approvato e sarebbe il primo progetto reale che deve svilupparsi. Fondamentalmente, io parlando con la situazione Covid in Bolivia in questi mesi, la situazione era abbastanza tranquilla. Sempre è importante capire che si va in un paese dove le strutture sanitarie non sono quelle che puoi trovare in Italia o in Spagna. Questo è evidente, ma
la situazione era abbastanza tranquilla. Quindi per questo i miei dubbi rispetto al perché nella lista nera il Bolivia e non Perù, fondamentalmente. Detto questo, noi speriamo che il prossimo anno possa partire e possa finalmente partire e iniziare questo progetto. E il progetto in Bolivia si muove fondamentalmente con Anahuin, che è un'organizzazione locale. Abbiamo detto che Amicos in Spagna fa cooperazione internazionale centralizzata, non abbiamo cooperanti, però abbiamo soci cui ci fidiamo molto e fondamentalmente quello che facciamo è raccogliere dei fondi per finanziare questi progetti che questi soci locali sviluppano. Anahuin lavora fondamentalmente in due campi. L'educazione nelle zone periurbane di Cochabamba, che è una città, e lavora nelle comunità indigene di soprattutto di lingua quechua, ma anche guaraní nel Chaco, però lavora, diciamo, in comune comunità indigene molto isolate nelle montagne o nei vari terreni interminabili boliviani, e quello che fa, lavora il tema dell'acqua e della sovranità alimentare, nel senso che ogni comunità fondamentalmente deve essere fondamentalmente la protagonista del proprio sviluppo in qualche modo, ma anche e quindi noi quello che cerchiamo di fare è dare delle risorse primarie come l'acqua e come tutto il discorso legato agli orti ecologici o agli orti necessari per l'alimentazione delle varie comunità, e cerchiamo di promuovere queste risorse. Come? Per l'acqua facciamo degli interventi proprio di canalizzazione di alcune sorgenti d'acqua nelle Ande e costruire proprio un impianto idrico per far arrivare l'acqua in queste comunità indigene. E questo non è un lavoro molto semplice, ma si fa soprattutto con la partecipazione della stessa comunità. Quindi stiamo parlando di una situazione di povertà estrema, insomma persone che vivono isolate in aldee nelle Ande, dove praticamente i volontari dovrebbero appoggiare tutto questo lavoro di connessione prima di tutto con le comunità, si spiega alle comunità come funziona un progetto, se la comunità è disponibile si incomincia a lavorare sul progetto, arrivano le imprese che costruiscono di ingegneria e architettura e costruiscono tutte le strutture per portare l'acqua in queste comunità, si insegna in qualche modo a usare questa risorsa in modo efficiente e si fa un monitoraggio di come stanno usando le cose, di quello che si sta facendo, quindi e si fa anche una valutazione finale, nel senso ogni progetto dura più o meno dall'anno ai 2 anni, no? Quindi probabilmente il volontario vedrà il progetto che magari finisce, dove si consegna ufficialmente la struttura alla comunità, vedrà il progetto dove si inizia, dove magari ci sono i primi contatti con la comunità, il progetto dove ci sono diverse comunità, no? E quindi il progetto, il volontario sarà in qualche modo, seguirà in queste comunità varie fasi del progetto di costruzioni di queste strutture idriche. E allo stesso tempo con l'acqua si sviluppa tutto quel discorso di sovranità alimentare, la possibilità di coltivare prodotti diversi, dargli una dieta più sana fondamentalmente, perché sennò mangerebbero solo patate e riso, e quindi magari con questa risorsa è possibile variare un po' la dieta e aumentare, diciamo, intervenire su una questione proprio di miglioramento di quelli che sono gli indici della salute fondamentalmente. E, detto questo è il lavoro che si fa soprattutto con le comunità indigene. Dopo, l'altro lavoro che dicevo prima è legato più all'educazione nelle zone urbane di Cochabamba, dove è completamente un contesto diverso, molto più
sempre di povertà, povertà diversa, ma di povertà estrema, direi, dove praticamente si interviene nelle scuole e si offrono delle attività di supporto alle attività scolastiche che già si fanno. Quindi ho visto fare workshop di teatro, ho visto fare workshop di ecologici, ho visto fare workshop di questioni di genere, per esempio. Insomma, tante attività che attraverso sempre l'appoggio di educatori che lavorano in Anawin, che lavorano in queste zone, il volontario aiuterebbe, diciamo, entrerebbe in queste scuole, aiuterebbe lo sviluppo di attività extrascolari, fondamentalmente scolastiche, e per aumentare, diciamo, la competenze, valori e, negli studenti, fondamentalmente. E, cosa dire, sono due contesti molto diversi, perché le comunità indigene sono molto isolate, sono di lingua quechua, quindi io quando sono andato nel territorio avevo un traduttore che parlava in spagnolo, è molto particolare la interazione, però molto, insomma, molto, molto bello a livello umano. Nelle zone urbane forse si vedono questioni un po' più dure, no? Di situazioni un pochino più di insomma, di povertà più urbana, fondamentalmente, no? Quindi magari anche qualche volta un po' più violenta, si può dire, però nel senso, sempre dentro si riesce a sviluppare questo lavoro attraverso i volontari di altre, non con il servizio civile sarebbe il primo progetto, ma abbiamo mandato attraverso Anawin, attraverso Amico, volontari spagnoli lì, quindi non sarebbe la prima volta che ci siano volontari lì, e quindi si riesce sempre a garantire una situazione di sicurezza e di attenzione per la persona volontaria. Quindi, fondamentalmente, la situazione in Bolivia è chiaramente molto... il progetto in Bolivia e il progetto in Spagna sono due progetti che sono completamente diversi dal mio punto di vista. Entrambi però offrono tanti tipi di opportunità per arricchire le proprie competenze, il proprio bagaglio culturale, e niente, Amicos sicuramente, per l'esperienza che abbiamo, appoggerà in tutto e per tutto l'esperienza in Bolivia. Infatti sono qui io a presentare il progetto, però insomma sono in contatto giornalmente con le persone di Anawin. Detto questo, non so, se, a livello logistico l'idea in Bolivia era portare, diciamo, l'approccio di Amicos, insomma, dargli questa autonomia alle persone volontarie, facendolo vivere insieme in una casa vicina a quello che è l'ufficio, la sede centrale, e chiaramente in una situazione di sicurezza, questo sì, e insomma, garantire, diciamo, queste condizioni minime, sufficienti, insomma, di tranquillità per vivere questa esperienza. Anche se andare in Bolivia non è andare in Spagna. Sono due cose, sono due concetti diversi. Scusami, per quanto riguarda invece la lingua, c'è qualche necessità, qualche competenza specifica viene richiesta? Sì, a differenza di quello che hanno detto gli altri, secondo me lo spagnolo in questi progetti è necessario avere, non un livello avanzato, no, è necessario avere un livello intermedio, cioè un pochino più del livello di base, perché in Spagna fondamentalmente l'inglese, a differenza del Portogallo, in altre Repubblica Ceca o in altri posti, non si parla fondamentalmente. La gente magari lo sa, ma non lo parla. Quindi per l'integrazione tutto, secondo me lo spagnolo è fondamentale, anche per portare avanti delle attività un po' in autonomia. Secondo me avere una base di spagnolo forte è importante. In Bolivia un po' lo stesso, fondamentalmente, intanto lo spagnolo non ti servirà tanto nelle comunità indigene perché non parlano spagnolo, ma sicuramente per capire meglio il lavoro di Anawin, un contesto molto diverso, aiuterebbe per fare magari dei piccoli report,
per fare delle valutazioni, delle, magari questo sì che sarebbe importante. Quindi sottolineare l'importanza dello spagnolo, un livello intermedio, direi. Intermedio per poter, sentirsi dall'inizio del progetto utile alla, causa. E forse in Bolivia l'unica cosa che volevo sottolineare, che non ho detto, non tutti i giorni si andrà alle comunità indigene, o non tutti i giorni, magari ci sarà il giorno in cui, la settimana in cui si prepara un'attività in ufficio, dopo c'è la settimana del viaggio, magari si dormirà anche fuori nelle comunità, si torna, insomma, la maggior parte del lavoro fondamentalmente sarà nella città di Cochabamba, però dopo le attività, quando bisogna farle, si deve andare, si deve muovere e si deve viaggiare in jeep fino ad arrivare alla, all'aldea o il villaggio in cui, vivono queste comunità. Altri requisiti per il progetto Bolivia? C'è una domanda che arriva da Arianna. E altri requisiti? No, fondamentalmente abbiamo detto che il lavoro che si svilupperà in Bolivia è su due filoni, sull'educazione e sul quello che può essere un pochino il lavoro di mediazione culturale a volte, no? Di andare lì e cercare di spiegare, di spiegare il progetto che si sta facendo, di coinvolgere, di promuovere, insomma, stare a contatto con le persone. Quindi, nel senso, se vi sentite che in queste due aree potete dare o vi sentite come potete apportare qualcosa, secondo me va benissimo, non si richiede un requisito specifico, no? Però sicuramente sono questi i temi di cui stiamo, delle attività che si svilupperanno. Dopo anche tutto quello che è legato, alcune cose si possono valorizzare queste competenze a livello proprio di comunicazione, se avete anche a volte Anna Wynn pecca un poco di comunicazione, nel senso di comunicazione esterna, no? Quindi se avete competenze video o web o social media in generale, sono sicuramente cose utili, no? Perché magari dopo tutto il lavoro che si fa bisogna anche in qualche modo raccontarlo, no? Quindi queste sono competenze che sicuramente si terranno in considerazione, anche se non si richiede un requisito specifico, un titolo di studio o un certificato, non lo so. A tal proposito, grazie intanto Alessandro per le due presentazioni, e a tal proposito volevo ricordarvi che nella chat abbiamo allegato la guida alla compilazione della domanda online, e vi ricordo che è assolutamente importante non solo compilare la domanda in tutte le sue parti, ma anche allegare un curriculum che racconti un po' le esperienze e, diciamo, il vostro vissuto, ok? Questo consente ai valutatori di fare una valutazione più completa e precisa e appunto intercettare queste attitudini. Io aggiungerei, Alessandro, perché insomma ci avviciniamo alla presentazione del 15° progetto e ultimo progetto, quello dell'India, dove appunto partirei proprio dai requisiti, ecco, la capacità di adattamento in questi contesti che magari da subito possono rappresentare, no, delle sfide importanti dal punto di vista dell'incontro delle culture. Sicuramente una capacità di adattamento è un ottimo punto di partenza, e chiaramente mi piaceva collegarmi, insomma, a quest'ultima parte, perché vorrei presentare l'ultimo progetto, che è quello che si realizza in India dalla Fondazione Albero della Vita, che è un'organizzazione non governativa come appunto Amicos. Il progetto Fondazione Albero della Vita realizza progetti di cooperazione per quanto riguarda il territorio indiano nel West Bengal, in particolare nella zona di Calcutta. All'interno di questa attività di cooperazione si avvale chiaramente del contributo di numerosi partner locali, sia laici sia religiosi, che contribuiscono appunto all'intervento di cooperazione che si
all'interno del quale si inserisce il progetto di servizio civile. Ecco, ripeto questo perché chiaramente ci sono delle differenze anche di obiettivi che hanno i due interventi. Nello specifico, il progetto di servizio civile di Fondazione Albero della Vita in India si concentra su un target che è composto da bambini dai 6 ai 17 anni, favorendo la loro inclusione sociale. Diciamo, questo è l'area di riferimento. Per quanto riguarda invece le azioni, il progetto si suddivide in tre tipologie, tre diverse azioni. Due sono rivolte principalmente, esclusivamente direi, al target di cui parlavo, quindi bambini tra i 6 e i 17 anni. L'ultima azione invece è rivolta alla comunità, perché ci sono degli interventi di sensibilizzazione rispetto a delle tematiche quali la tutela dei diritti dei minori, rispetto a questioni legate alla tratta, al lavoro minorile, l'elemento insomma principale che condiziona anche questo lavoro è quello relativo ai matrimoni precoci e alle questioni legate alla disabilità e all'accettazione, quindi dell'inclusione di persone con disabilità. Mentre invece le due azioni che sono rivolte a bambini tra i 6 e i 17 anni sono una prima azione che è stata chiamata sostegno all'educazione, che vede il coinvolgimento dei volontari sostanzialmente in due filoni principali. Quello del supporto scolastico, quindi immaginiamo un supporto scolastico a 360 gradi, chiaramente come è stato anticipato da altri colleghi che mi hanno preceduto, i progetti di servizio civile pongono al centro il volontario, quindi anche con il proprio bagaglio di competenze, per cui è chiaro che quando io parlo di sostegno scolastico a 360 gradi è evidente che si farà anche riferimento a quelle che sono non solo le competenze ma anche le attitudini, le predisposizioni del singolo volontario. Il secondo filone dell'azione sostegno all'educazione invece riguarda lo sport e come lo sport può avere una funzione educativa attraverso anche modalità che impiegano l'educazione non formale. Quindi diciamo l'area dell'educazione queste due direttrici. La seconda azione invece, che è sempre rivolta ai bambini dai 6 a 17 anni, viene chiamata sostegno alla salute. Allora, qui invece ce ne sono tre di direttrici principali. La prima riguarda tutte un lavoro su buone pratiche in campo di igiene e trasmissione delle malattie. Quindi diciamo c'è la preparazione e l'organizzazione poi di una serie di interventi finalizzati appunto a trasferire conoscenze e buone pratiche rispetto appunto a questo argomento. Una seconda direttrice invece fa riferimento sempre alle buone pratiche, ma quelle relative a una corretta alimentazione che si avvicina chiaramente alla promozione di stili di vita sani. Mentre invece la terza direttrice è quella dell'educazione ambientale, di quanto quindi l'organizzazione di eventi e di attività che riguardano questa tematica e quanto l'educazione ambientale sia strettamente collegata alla salute degli individui. Quindi diciamo questo è per quanto riguarda il panorama delle attività in cui i volontari saranno coinvolti. Sui requisiti che invece sono richiesti, in questo caso a differenza dei progetti che ha presentato Alessandro sulla questione della lingua spagnola, in questo caso l'inglese non è facoltativo ma è chiaramente indispensabile, una conoscenza intermedia della lingua inglese per poter comunicare sia con gli operatori sia chiaramente per interagire con la comunità locale. Per quanto riguarda invece ulteriori informazioni, posso condividere qui il sito web della Fondazione Albero della Vita, trovate qui in chat,
e l'email della referente del progetto, la scrivo sempre qui, ovviamente potete sempre fare riferimento al mio, però se è qualcosa di prettamente specifico rispetto al progetto in India, potete anche usare questa mail referente. Questo è l'email. Che altro? Volevo insomma dare invece delle informazioni legate a domande che erano state, volevo dare risposta a delle domande che avevate posto nella scheda di iscrizione. Allora, c'erano alcune domande che erano relative alla formazione. Se la formazione viene svolta in presenza oppure no. Allora, è chiaro che sono ormai 2 anni che tutte le attività di formazione, almeno per quanto riguarda l'attività dei progetti di servizio civile estero, vengono realizzate in modalità sincrona online. Quindi si organizzano delle classi, così come una giornata tipo oggi, dove vengono raggruppati, coinvolti insomma i ragazzi di servizio civile, e si organizza l'attività di formazione online, quindi non è in presenza. Quindi diamo un po' di risposte così anche rispetto al ritiro dei progetti, quindi non partenza per causa Covid. Allora, Alessandro prima ci parlava che lo scorso anno il progetto della Bolivia non è stato finanziato, ma non è stato avviato, in quanto c'erano delle restrizioni per motivi di Covid dettate dal Ministero degli Affari Esteri, per cui alcuni paesi erano stati, come dire, inibiti all'avvio dei volontari. Per cui, diciamo, noi quest'anno, in questo momento, non abbiamo informazioni in tal senso. I progetti sono tutti, quindi anche il progetto dell'India è finanziato e approvato, per cui diciamo attendiamo che attendiamo l'evoluzione della situazione pandemica per comprendere un po' quali saranno gli scenari, anche diciamo condivisi poi dalle indicazioni condivise dal Dipartimento e dal Ministero degli Affari Esteri. Per il momento è tutto confermato, ovviamente. C'è questa probabilità, così come è stato lo scorso anno, che per alcuni paesi si possa, diciamo, avere un parere non favorevole da parte del Ministero degli Affari Esteri a che insomma si possa andare a svolgere servizio civile in quel dato paese. In quel caso si può chiedere un differimento della partenza, così come abbiamo affrontato noi la cosa lo scorso anno, un differimento della partenza in modo da attendere l'evoluzione, diciamo il rientro di queste condizioni. Oppure si può optare a un ricollocamento dei volontari, qualora il progetto dovesse risultare sospeso o ritirato, si può optare per un ricollocamento dei volontari in altra sede. Diciamo, queste sono state le opzioni adottate per lo scorso anno. Vediamo un po' se c'è qualche altra informazione. Criteri di selezione e pubblicazione delle graduatorie. Allora, i criteri di selezione sono sostanzialmente due. C'è una valutazione dei titoli e delle esperienze che voi inserite all'interno della domanda e nel curriculum in allegato. Questa valutazione si trasforma in un punteggio che si somma al punteggio scaturito dal colloquio motivazionale. Il colloquio sarà anche questo svolto nella modalità online, quindi non c'è un colloquio in presenza, almeno per ora, okay? Comunque tutte le informazioni relative al colloquio saranno disponibili sul nostro sito, e il sito l'ho indicato in chat, in tempo utile, quindi non appena sarà chiuso il bando per la presentazione delle domande, saranno
disponibili le informazioni specifiche sul calendario selezioni e così via. Per quanto riguarda la pubblicazione delle graduatorie, allora le tempistiche dovrebbero consentire, diciamo, di completare le graduatorie per la prima settimana di aprile. Quindi diciamo che il bando si chiude entro la fine di marzo, diciamo così, insomma i tempi sono molto stretti, al netto di eventuali proroghe comunicate per tempo dal Dipartimento della Gioventù Servizio Civile Universale. Le graduatorie hanno sostanzialmente tre tipologie di risultato: idoneo selezionato, idoneo non selezionato, non idoneo. Chiaramente gli idonei selezionati sono gli operatori volontari che partecipano al progetto, gli idonei non selezionati invece sono in lista in attesa di eventuali rinunce, perché c'è una possibilità di scorrimento della graduatoria che consentirebbe magari poi un subentro di questi candidati. I non idonei non possono, non sono inseriti in questa possibilità. Ovviamente i non idonei, fermo restando il limite di età, possono ripresentare la candidatura nel prossimo bando, diciamo, utile. Ok? Per quanto riguarda invece il funzionamento dei nostri progetti estero, allora, per essere specifici, noi, i nostri progetti estero hanno una durata totale di 11 mesi, di cui 10 nel paese di destinazione. E come funzionano? Le prime 3 settimane si svolgono in Italia, vale a dire non nel paese di destinazione. Ok, voi sapete che il servizio civile è accessibile anche a giovani che sono residenti in Unione Europea, per cui si svolge non fisicamente in Italia, quindi sì, ci sono i primi 21 giorni durante i quali si svolgono le attività di formazione, di preparazione al viaggio. Poi ci sono i 10 mesi nel paese di destinazione e l'ultima settimana si ritorna per un bilancio chiaramente dell'esperienza e una valutazione complessiva. Questo è un po' il funzionamento dei nostri progetti di servizio civile all'estero. I criteri di accesso al servizio civile un po' li ho detti, chiaramente ci sono i limiti d'età, 18-28 non compiuti, assenza di condanne, e fondamentalmente non aver già svolto servizio civile. Quindi insomma questo è un requisito fondamentale. Si può accedere se si è cittadini europei, anche non residenti d'Italia. Si può accedere se si è residenti diciamo in Italia, anche se non si è cittadini europei. Mi spiego meglio. Un cittadino non europeo che è regolarmente residente in Italia può candidarsi al servizio civile. Se un cittadino dell'Unione Europea, un paese su tutti, mi viene in mente la Croazia, volesse partecipare a un progetto di servizio civile italiano, può applicare. Ok? Quindi anche se si è residente in altra regione, ci veniva chiesto: io non sono residente in Campania, posso applicare ad uno dei vostri progetti? Certo. Ovviamente al momento le nostre attività di preparazione si svolgono online, vale a dire tutte le attività di formazione sono attività che noi svolgiamo online, a distanza. Qualora dovessero esserci rientri da questo punto di vista, l'attività di formazione si svolge a Napoli e chiaramente quel periodo di attività, in quel periodo non c'è copertura di vitto alloggio, perché la copertura di vitto alloggio c'è solo nel periodo, nei 10 mesi che si trascorrono all'estero. Allora, vediamo un poco qui se c'è invece qualche domanda in chat. Mi pare che c'era sistemazione vitto alloggio in India. Sistemazione vitto alloggio in India, ci sono delle strutture dedicate ai volontari. Quindi vediamo un po', non riesco più a... Ecco qui. Mi chiede informazioni se intende caricare un singolo progetto al momento... In graduatoria, se è possibile di ritirare la propria candidatura... Allora,
si può ritirare una propria candidatura, nel senso si può decidere di non partecipare più al servizio civile, questo mi sembra evidente. Chiaramente se il bando è chiuso non si può riapplicare, si può riapplicare in un successivo bando. Ok? Non ci sono chiaramente penali, è ovvio che in fase di colloquio si viene chiesta la disponibilità. Ci possono essere delle organizzazioni che nel momento in cui fanno insomma la selezione possono avere delle regole interne per cui c'è diciamo un engagement particolare, ecco. Ma non si perde il diritto chiaramente a presentare domande. Si può presentare domande? Allora, diciamo che l'unico vincolo, se si può presentare domanda pur svolgendo al momento della domanda uno stage, assolutamente sì, non c'è incompatibilità. L'unica cosa è che una volta che si è candidati, idonei selezionati, il progetto si avvia, il progetto diventerebbe la priorità, per cui se questo impedisce poi, cioè, se un conflitto gestionale, ovviamente questo insomma deve essere un elemento da tenere in considerazione. Maggiormente se parliamo di un progetto che si realizza in un altro paese, ovviamente sa va sen dire che la questione diventa ovviamente vincolante, no? La disponibilità totale. Tra le domande che abbiamo ricevuto c'era un'ultima domanda qui che riguarda i criteri per la scelta del progetto. Allora sì, vaccinazione obbligatoria anti-Covid per l'India, questo è sicuro, perché l'India così come la Bolivia erano due paesi inseriti in questa lista, diciamo, del MAECI che limitava, come dire, la partecipazione, per cui la vaccinazione è importante. Ok? Dicevo, l'ultima domanda, criteri per la scelta del progetto. Generalmente il criterio per la scelta del progetto deve partire da una predisposizione, insomma, un'analisi approfondita delle proprie motivazioni. Perché intendo fare questa esperienza? Quali sono i motivi che mi spingono a fare questa esperienza? Sicuramente partire da questa riflessione può essere, diciamo, un buon punto di partenza. Subito dopo capire io cosa mi aspetto da questa esperienza. Quali possono essere le cose che io posso prendere da questa esperienza? Cosa io posso dare a questa esperienza? Quindi tenere per ultimo le questioni legate all'area geografica, no? Insomma, a quello che può essere magari di immediata, no? Percezione, perché poi anche lì si possono trovare, come dire, delle sorprese, no? Perché magari si può essere mossi chiaramente da qualche pregiudizio. Per cui, insomma, mi sento di dire che sicuramente l'approccio migliore alla scelta del progetto può essere quello, insomma, di partire dalle proprie motivazioni. È ovvio che un progetto di servizio civile all'estero comporta una riflessione diversa rispetto a quella che può muovere una scelta di un progetto di servizio civile che si realizza nel proprio, diciamo, nella propria comfort zone. Perché c'è bisogno chiaramente, no, di una capacità appunto di adattamento, di uno spirito di iniziativa diverso, una capacità anche, no, di gestire la propria autonomia, le proprie relazioni, la risoluzione dei conflitti. È chiaro che insomma spostandosi in un altro paese, lontano dal proprio, diciamo, dal proprio nucleo, questo può comportare chiaramente delle sfide diverse. Per cui sicuramente io non sceglierei un progetto perché si realizza qui o lì. Sicuramente potrei scegliere un progetto che si realizza con quel target, che svolge quel tipo di attività,
questo può essere, diciamo, un'altra, come dire, un altro indicatore. E poi da quello che io voglio prendere da questa esperienza, cosa io voglio prendere da questa, trattenere nel mio bagaglio, e magari del mio bagaglio cosa io vorrei sperimentare, vorrei mettere in atto. Ci sono quindi altre domande, scusatemi. Rinuncia e termini per presentarla senza penali una volta uscita dalla graduatoria. Allora, ripeto, voi vi candidate per un progetto, potete avere un ripensamento quando il bando è ancora aperto, potete avere un ripensamento prima di effettuare il colloquio di selezione, potete avere un ripensamento o un imprevisto o un'opportunità diversa una volta selezionati. Quindi non c'è nessun tipo di penale e, ripeto, fermo restando i limiti di età imposti dalla legge, potete ricandidarvi nel successivo bando utile. Entro quando si può presentarla dall'uscita della graduatoria? Questa non capisco cosa fa riferimento. Forse la rinuncia? La rinuncia può essere presa, però partite già con la rinuncia, con le rinunce, mi sembra una riflessione un po', diciamo, pessimistica, no? Insomma, se io voglio fare questa esperienza, cerco di concentrarmi un po'. Ripeto, potete, diciamo, disdire, ritirare, ripensare sulla questione in qualsiasi momento. È fondamentale avere esperienze di volontariato per essere selezionati. Non è che è fondamentale, può essere sicuramente un valore aggiunto. Tuttavia, l'esperienza può essere compensata da una forte motivazione. Una forte motivazione e anche le idee magari chiare rispetto a quello che si può andare incontro, oppure essere riuscire a comunicare in fase di selezione, di colloquio, riuscire a comunicare questa forte motivazione. Questo potrebbe essere sufficiente. È chiaro, ci possono essere decine di esperienze di volontariato vissute in maniera superficiale che non hanno lo stesso valore di una fortissima motivazione con zero esperienze di volontariato precedente. Allora, tutti i progetti di servizio civile nazionale, universale, sia quelli in Italia sia quelli all'estero, per tutti i volontari che partecipano, il Dipartimento stipula un'assicurazione. In particolare per i progetti estero, questa assicurazione copre anche il rimborso dei costi delle spese sanitarie. Okay? Quindi ci sono alcuni progetti che magari o per le indicazioni del Ministero Affari Esteri o per la tipologia del contesto, no, o all'interno del progetto stesso, prevedono delle assicurazioni supplementari. I nostri progetti no. Ora, al netto di indicazioni che potessero arrivare in futuro dal Ministero Affari Esteri, per cui il progetto che si realizza in quel tale paese necessita di un'assicurazione straordinaria, allora in quel caso poi provvederemo, ma attualmente non c'è bisogno che i volontari stipulino alcuna assicurazione sanitaria. Volevo anche aggiungere, credo, insomma, se non ci sono altre domande, chiudendo, che tutti i progetti di servizio civile estero prevedono un piano di sicurezza. Il piano di sicurezza fa riferimento chiaramente alle caratteristiche del luogo in cui si svolge. Il piano di sicurezza è coordinato da un responsabile della sicurezza che è in loco e che interviene qualora ce ne fosse bisogno oppure si debbano applicare quei determinati protocolli legati al fatto in sé, che possono essere rischi sanitari, come possono essere rischi legati, diciamo, agli agenti naturali, quindi le calamità naturali, oppure rischi sociali legati a tensioni o a attività chiaramente, insomma, legate al terrorismo. È chiaro che il piano di sicurezza è molto articolato e nella fase di avvio in servizio e di formazione generale avrete, i candidati selezionati avranno modo di
acquisirne tutti i dettagli. E non so se ci sono altre informazioni, spero di non aver saltato. C'è un nuovo messaggio. Perfetto, bene, insomma, io vorrei ringraziare tutti voi per, diciamo, la partecipazione, la tenacia anche, no, di attendere fino a questo punto della mattinata. Vorrei ringraziare tutti i referenti di progetto che sono intervenuti questa mattina nella presentazione dei vari progetti, aggiungendo sicuramente dettagli e particolari che erano difficilmente recuperabili magari dalla scheda sintetica dei progetti. Thank you once again for your participation. Thank you for your time to be here till this point, this day, and to present your project with the passions that deserve, and with the full of details that are for sure useful for all the candidates. And let's keep finger crossing for everyone, and good luck for everything, break legs, whatever you want, viva il lupo. Siamo chiaramente disponibili per ulteriori domande, curiosità via mail. La registrazione di questo webinar sarà, diciamo, saranno create delle pills legate a ciascun progetto, onde evitare di dover assistere, insomma, a tre ore, quasi tre ore di presentazione. E a breve saranno disponibili sul nostro sito. As soon as possible, the recording of the piece recorded of your presentation will be available on our websites. Of course, you can download and spread whatever you want. Ok? Allora, grazie a tutti ancora una volta. Un piacere per chi ho conosciuto oggi, insomma, di vista, ok? E un saluto ai cari amici e buona giornata, a presto.